Ciao a tutti, da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, oggi sono qui con una nuova proposta. Oggi vi propongo questa bellissima stola lavorata all'uncinetto con questo filato della Mistricò a chiappasogni. Per realizzare questa stola, io ho utilizzato 150 grammi di questo filato, quindi 3 gomitoli, perché ogni gomitolo si presenta da 50 grammi ed è 140 metri. Questo filato va lavorato con il ferro con l'uncinetto del 5,5-6. Io la mia stola però l'ho lavorata con l'uncinetto del 4,5. Vi dico la composizione che è 35% lana merinos, 35% acrilico, 30% poliestere. Quindi io ho scelto il colore 212. Se volete il mio stesso filato, volete realizzare la mia stola, nel box informazioni vi lascio il sito dove potete acquistare il mio stesso filato, la caria ricami.store. Io ho scelto questo colore, il nero. Nel sito trovate altri colori come il rosa, il beige, il lilla, il vinaccio e il rosso, che è veramente fantastico. Bene, per fare la mia stola, vi dico anche la misura: la mia stola è lunga 2 metri e mezzo e larga 45 centimetri. Ripeto ancora una volta, lavorata con l'uncinetto del 4,5, e poi alla fine, per rifinire la mia stola, ho fatto sempre all'uncinetto questi piccoli pompon che io li trovo veramente molto carini. È una lavorazione facile e veloce. Io lo trovo molto elegante, soprattutto sapete, io amo il nero, quindi lo trovo molto elegante, fine e raffinato, e quindi ho deciso di farmi una bella stola di colore nero. Va bene? Bene, io adesso però vi faccio vedere come fare il punto utilizzando un filato chiaro, in modo che si possa vedere bene i punti. Ripeto, molto semplice, sono solo pochissimi passaggi, però poi il risultato è veramente bello. Ok, bene, prendiamo l'uncinetto, il nostro filato, e iniziamo la lavorazione. Allora, io con un filato chiaro vi faccio vedere il punto. Allora, faccio il mio cappietto e chiudo così. Quindi adesso allungo la maglia, filo sull'uncinetto, con il pollice tengo il filo del gomitolo in questa maniera, entro dentro la maglia allungata. Adesso con l'uncinetto entro qui dove ho il filo del gomitolo, prendo il filo, esco e lavoro una maglia bassa. Tiro sulla maglia, prendo il filo. Con il pollice tengo il filo del gomitolo in questa maniera. Entro dentro la maglia allungata. Adesso con l'uncinetto vado qui. Entro qui dove tengo il filo del gomitolo, prendo il filo, esco e faccio una maglia bassa. Allora, per la mia stola io ho iniziato con 24 punti. Diciamo, con questi anellini, chiamiamoli così, per ottenere 45 centimetri di larghezza. Voi, se volete una stola più larga, continuate con i vostri anellini. L'importante è che fate un numero pari, quindi facciamo è un multiplo di 2. Quindi allungo la mia maglia, prendo il filo, entro dentro la maglia allungata. Adesso con l'uncinetto entro dentro al filo del gomitolo. Prendo il filo e lavoro una maglia bassa. Semplicissimo, è veramente molto semplice. Facciamo le maglie allungate in modo che siano non troppo lunghe. Dobbiamo cercare di tenere la stessa altezza della maglia. Allora, io adesso faccio un po' di maglie, quindi non so, farò 12 maglie per
come larghezza, quindi ho fatto 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ecco, questa come campioncino per me va bene. 12. Adesso, arrivata ai miei punti, ai miei anellini, faccio ancora 2. Quindi faccio 1 e 2. Ora, partendo qui dall'uncinetto, vado a contare 1, 2, 3, 4. Nella quinta maglia bassa lavoro una maglia bassa. Così. Adesso allungo la mia maglia, prendo il filo e faccio un punto. Un punto strega, poi allungo ancora la maglia, prendo il filo e faccio il secondo. Adesso salto una maglia bassa, vado nella maglia bassa seguente e lavoro una maglia bassa. Poi ancora allungo la maglia, prendo il filo, rientro nel filo del gomitolo, faccio una maglia bassa, poi allungo ancora la maglia, lavoro un altro punto. Adesso salto una maglia, vado nella maglia seguente, nella maglia bassa seguente, e lavoro una maglia bassa. Quindi faccio un punto, 1, 2, salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa. Salto una maglia bassa, vado nella maglia bassa seguente e lavoro una maglia bassa, così. Sono alla fine. Quindi faccio 2 punti strega, 1, 2, salto una maglia, nell'ultima maglia lavoro una maglia bassa. Ecco, e questo è il primo giro. Ora facciamo, per girare il lavoro, facciamo 3 punti strega, quindi faccio 1, 2, 3. Giro il mio lavoro e vado qui nel primo archetto. Qui dove mi trovo la maglia bassa, lavoro una maglia bassa. Poi adesso faccio 1. Un punto, 2, salto una maglia bassa, salto la prima maglia che mi trovo e vado qui nell'archetto e dentro la maglia bassa lavoro una maglia bassa e continuo. 1, 2, salto la prima maglia che mi trovo, quindi vado qui nell'archetto, entro dentro la maglia bassa e lavoro una maglia bassa, così. Uno, prendo un po' di filo, scusate. Quindi
1. Due. Salto la maglia bassa, vado nell'archetto, entro dentro la maglia bassa e lavoro una maglia bassa. Faccio due punti, 1 e 2. Salto la maglia bassa, vado nell'archetto e lavoro una maglia bassa nella maglia bassa. Veramente molto semplice, semplice ma bello, perché a me piace moltissimo l'effetto di questo punto. Quindi sono arrivata all'ultima maglia, vi faccio rivedere. Allora, salto una maglia, vado nella maglia, l'ultima maglia dell'archetto, e lavoro una maglia bassa. Adesso per girare dobbiamo sempre, quando giriamo dobbiamo fare 3 punti strega, quindi 1, 2, 3, così, giro e vado qui proprio nel primo archetto e lavoro una maglia bassa nella maglia bassa. Poi 1, 2, salto la maglia bassa, vado nell'archetto e lavoro la maglia bassa dentro la maglia, così 1, 2. Allora, scusate che qua non mi piace, ecco, 2, ok, e lavoro la maglia bassa, quindi salto la maglia, vado nell'archetto, dobbiamo lavorare sempre dove abbiamo gli archetti, poi faccio 1, 2, filo, arrivo alla fine, vi faccio rivedere come torno indietro. Quindi adesso faccio 2 maglie, 1, 2, e qui vado nell'ultima maglia. Adesso per tornare indietro faccio 3 punti strega, quindi faccio 1, 2, 3, giro il lavoro e vado a lavorare nel primo archetto che mi trovo, quindi così 1 e 2. Salto la maglia, vado nell'archetto e lavoro la maglia bassa. Allora, scusate un attimo, ecco, così. Bene. Questo è il punto, molto semplice e bello. Poi dipende anche con quale filato lo lavoriamo. È lavorato con la chiappa sogni, il filato a chiappa sogni è veramente bello. Poi è una lavorazione molto leggera, quindi è leggera, però mantiene molto caldo. Va bene. Io adesso faccio un paio di giri e poi vi faccio vedere come ho fatto il bordino. Quindi farò pochissimi giri e poi facciamo insieme i piccoli pompon. Rieccomi. Allora, ho fatto qualche giro, sono andata avanti per un po' per farvi vedere anche
il punto, che è veramente molto bello. Adesso facciamo conto che io sono arrivata alla mia lunghezza e voglio fare il bordino, quindi farò il bordino tutto intorno. Qui diciamo che facciamo conto sempre che questa è la parte che va sulle spalle, qui non faccio il mio bordino, lo lascio in questa maniera. Quindi lavoro la lunghezza, i lati, i due lati, quindi i 45 centimetri, e poi per tutta la lunghezza, va bene? Ora, per lavorare i miei pompon, io cambio uncinetto e lavoro con l'uncinetto mezza misura più piccola. Così ho fatto anche per la mia stola. Ho lavorato con l'uncinetto del numero 4 e i miei pompon li ho lavorati con l'uncinetto, scusate, la mia stola l'ho lavorata con l'uncinetto del 4,5 e i miei pompon li ho lavorati con l'uncinetto del numero 4, quindi mezza misura più piccola. Ora, qui è dove ho finito il mio giro. E adesso lavoro in questa maniera. Lavoro 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Questa è la lunghezza che voglio per i miei pompon. Se voi li volete più corti, allora fate 3 catenelle. Oppure, se li volete più lunghi, aumentate le catenelle. Invece di 5, ne fate 7, 8. Dipende quanto volete lungo il vostro pompon. Quindi ho fatto 5 catenelle più 3, 1, 2, 3. Adesso, partendo dall'uncinetto, vado a contare 1, 2, nella terza catenella lavoro una maglia alta non chiusa, quindi prendo il filo ed esco solo da 2. Riprendo il filo sull'uncinetto, rientro ancora nella stessa catenella e lavoro ancora una maglia alta non chiusa. Riprendo il filo e rientro ancora nella catenella e lavoro una maglia alta non chiusa, quindi esco solo da 2. Mi trovo 4 punti sull'uncinetto e adesso chiudo tutte le mie maglie in questa maniera. Poi faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Qui si è formato un piccolo anellino, non so se si riesce a vedere. Io entro proprio dentro questo anellino e lavoro ancora 3 maglie alte non chiuse, quindi esco solo da 2. 1, 2, 3. Con le 3 catenelle ho 4 punti sull'uncinetto e adesso chiudo tutte le mie maglie, così stringo leggermente. Adesso vado qui nella prima nocciolina, proprio qui dove ho lavorato le 3 maglie, entro e chiudo con una maglia bassissima, così. Avvicino un pochino, magari non si vede benissimo. Ecco, adesso lavoro 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Vado nel primo archetto, qui nella maglia bassa, e lavoro una maglia bassa. Ecco. E ricomincio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, più 3, 1, 2, 3. Filo sull'uncinetto, parto dall'uncinetto, 1, 2, nella terza catenella lavoro le 3 maglie alte non chiuse, quindi faccio la prima, 1, la seconda, rientro nella stessa maglia, e la terza. Quattro punti sull'uncinetto, quindi adesso chiudo tutte le mie maglie, così. Stringo leggermente e lavoro 3 catenelle. Giro leggermente il lavoro e qui si è formato un piccolo anellino, quindi entro dentro l'anellino e lavoro le 3 maglie alte chiuse a metà, quindi 1,
2 3 così. Chiudo tutte le mie maglie, stringo leggermente e adesso vado proprio qui dove ho lavorato la prima nocciolina, entro proprio qui, prendo le due costine e chiudo con una maglia bassissima in questa maniera. 1 2 3 4 5 catenelle. Vado nell'archetto dove mi trovo la maglia bassa e lavoro una maglia bassa così. Quindi lavoro tutto intorno, in ogni archetto dove mi trovo la maglia bassa lavoro una maglia bassa e poi ricomincio. 5 catenelle, 2 3 4 5 più 3, 1 2 3. Quindi vado nella terza catenella e lavoro le maglie alte chiuse a metà. 1 2 3 e chiudo. 3 catenelle. Vado a lavorare qui dove si è formato questo anellino. Entro e lavoro ancora 3 maglie alte chiuse a metà. 1 2 3 e chiudo. Vado qui nella prima nocciolina dove ho lavorato le tre maglie, quindi entro, chiudo con una maglia bassissima così. Sistemo il mio pompon, poi faccio 1 2 3 4 5 Quindi vado nell'archetto e lavoro la maglia bassa. Questo è quello che dobbiamo fare tutto intorno. Arrivata poi all'altra estremità, stacchiamo il filo e poi la nostra stola è pronta. Nascondiamo ovviamente tutti i fili e abbiamo poi la nostra stola che possiamo indossare. Ok, bene, questa è tutta la lavorazione della mia stola. Ripeto ancora una volta che è una lavorazione molto semplice, veloce e molto elegante, per quanto diciamo a me piace tantissimo, piace veramente molto, diciamo, perché ho scelto anche un filato che è veramente è morbidissimo, è bello, è proprio una nuvola, è molto leggero ma soprattutto tiene molto caldo. Va bene? Bene, il tutorial è finito, spero che anche questo progetto è stato di vostro gradimento, che lo insomma che lo volete fare anche voi, se è così fatemelo sapere. Va bene? Io intanto vi saluto, vi ringrazio e un bacione a tutti e al prossimo tutorial.